Il presidente russo Putin ha parlato alla nazione dopo che il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha dichiarato ufficialmente guerra ai vertici militari di Mosca, invitando i russi a unirsi alla sua battaglia per esautorare la leadership militare. Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento. Adesso si decide il destino del nostro popolo, ha tuonato il leader del Cremlino. Il leader del gruppo paramilitare Wagner ha affermato di essere giunto nelle prime ore di questa mattina al quartier generale dell'esercito russo a Rostov, centro chiave per l'assalto russo all'Ucraina, e di aver preso il controllo dei siti militari, compreso un aeroporto. In relazione a quanto sta accadendo, il sindaco di Mosca ha annunciato che nella capitale russa si stanno adottando misure antiterrorismo. Putin dunque ribadisce che saranno adottate azioni per stabilizzare la situazione a Rostov sul Don. La situazione resta difficile, il lavoro degli organi di governo civili e militari è stato di fatto bloccato, ha detto Putin riferendosi appunto all'arrivo del gruppo Wagner al quartier generale dell'esercito russo, dove Zin ha detto di aver preso il controllo di siti militari e di un aeroporto.